All'inizio degli anni 60, una giovane artista si fa notare a Parigi. Siamo in una galleria, chi entra viene munito di una carabina, di un fucile e può sparare a delle figure in gesso, contro cui diciamo spara delle grandi quantità di vernice che coprono queste sagome in gesso. Si dice che l'artista che è lì, che ha organizzato questa performance, che si chiama Niki de Senfal, si dice che gridasse «Spara al padre, spara al padre». Non sappiamo se è vero o se sono voci che sono state poi riportate nelle varie biografie dedicate a Niki de Senfal, però è molto, ma molto plausibile, perché il padre di Niki de Senfal ebbe un ruolo purtroppo tristemente fondamentale nella sua vita e anche nella nascita della sua arte. Niki de Senfal era una donna veramente molto, ma molto bella, che trascorre i suoi primi anni tra l'America e la Francia. Il padre era un ricco banchiere che poi ebbe un tracollo con la crisi del 1929, ma la sua infanzia e adolescenza e parte dell'adolescenza trascorrono serenamente, fino a che nella vita di Niki de Senfal non si affaccia l'orco. È il padre che ha le vesti dell'orco, perché abusa di Niki de Senfal quando lei ha 11 anni. E questo rapporto con il padre segnerà appunto tutta la sua vita e anche la sua arte. Niki de Senfal, nell'immediato, quando ha ancora una ragazzina, sembra non accusare o non raccontare nulla. Verso i 18 anni si trasferisce a Parigi, si sposa, diventa una fotografa, una modella, appunto perché era una giovane donna molto bella, e ha due figli, e poi improvvisamente su di lei si abbatte la tempesta della crisi psichica. Sono crisi psicotiche, subirà anche degli elettroshock, e solo quando un medico le consiglierà di curarsi attraverso la sua vocazione artistica che lei aveva, che coltivava ma che non vedeva centrare nella sua vita, il dolore di Niki de Senfal comincia ad attenuarsi. Niki de Senfal è una grande, grandissima artista monumentale, ce ne sono poche, pochissime, e una delle sue opere più famose è La Nana, o Le Nana, perché ne fa una serie. Per esempio ce n'è una al Museo di Stoccolma, gigantesca, grandissima, una donna stesa, supina, con un grandissimo ventre dentro cui si può entrare, si può consumare il caffè, si può vivere, si può stare. Coloratissima, perché il suo modello è anche Gaudì e le opere di Gaudì a Barcellona. E questa Nana è una delle donne della serie delle Nana, donne giganti e coloratissime. Ma la sua arte monumentale trova la sua grande espressione a Garavicchio, vicino Capalbio, in provincia di Grosseto, nella Maremma toscana. Lì c'è il suo Giardino dei Tarocchi, che è un posto assolutamente meraviglioso, sia per il contesto ambientale, per le dolci colline della Maremma, sia perché Niki de Senfal dedica alle statue dei tarocchi, dal serpente al diavolo, tutta la sua capacità artistica. Queste statue sono ricoperte di ceramiche colorate. Se arriviamo a Capalbio da Roma o anche da Firenze, insomma, scintillano, le vediamo scintillare, le vediamo maestose ergersi immerse nella natura.
Questo rapporto di Nichi con la natura riesce a curare le sue sofferenze. In un certo senso lei esorcizza gli orrori della sua vita attraverso queste statue gigantesche che l'aiutano a vivere, l'aiutano a esprimere se stessa, l'aiutano non a dimenticare, ma a farle capire che anche a quell'orrore per lei ci poteva essere una cura e che questa cura per lei è stata l'arte, un'arte che comunque la mette in contatto col mondo, la mette in contatto con un mondo che non è feroce e crudele come quello del padre, ma che è un mondo che l'ha accolta e ha celebrato le sue opere e la sua arte.